Pesce palle. Sì, avete capito bene. Siamo tornati su Aim Fish e questa volta siamo il pesce palla. Andiamo a pallare. Mi raccomando, lasciate un like per altre parti, ma iniziamo subito a pallare. Oh, il pesce palla. Imbruttisci sto gabbiano. Imbruttisci il gabbiano, pesce palla. Boh, fagli vedere se godo. Ok, anche lui ha visto il richiamo del nostro amico pesce rosso, un fratello del pesce rosso, e quindi ora dobbiamo fare il livello con lui. Ok, vabbè, è impazzito completamente. Cioè lui praticamente fa i trick facendo la grande palla. Vabbè, non mi faccio domande. Allora, sarei molto curioso di scoprire qual è l'abilità del pesce palla, perché in passato abbiamo visto già tutti quanti gli altri pesci e ognuno ha l'abilità diversa. C'era addirittura il pesce che poteva volare, il pesce pazzo nel cervello, un fratello che poteva prendere a morsi la gente perché era un piragna, e in realtà il pesce rosso era l'unico che non aveva chissà quale abilità. Mamma mia, mi ha salvato la pianta. Devo un attimo scendere per di qua. Però almeno io posso diventare una palla. Cioè posso diventare una palla nella palla. Mi si sta scassando la palla di vetro intorno. Perché posso diventare una palla? Che cosa mi potrà servire questa cosa? Non ho idea. Però nel dubbio, con calma, incominciamo a scendere per di qua. La prima cosa che mi viene in mente è che io magari potrei rotolare. Ma mica mi scassano tutte ste scale. La boccia di vetro, ok, no, non me l'hanno rotta. Lì dovrà, attenzione che le scale sono rotte. Mamma mia, potrebbero fare però un attimo un po' di attenzione dentro sta casa. Ma quella è cacca di cane. Ok, non sembra, dovrebbero essere dei croccandini. Piglia il pane intanto. Ok, a meno che un cane pazzo non venga ora a prendermi e mangiarmi. Qua c'è la porta aperta, io molto nel chill dovrei poter uscire. O è chiuso? Oh, ok, ok, sono riuscito ad aprire la porta. Ok, ti devo dire, però la fuga più semplice che io abbia mai fatto. Anche fin troppo semplice, se devo essere onesto. Quindi c'è qualcosa che non mi torna. Sto prendendo un botto velocità. Sto prendendo un botto velocità e tutti in discesa. E tutti in discesa. Oddio, sto rotolando. Guarda come rotolo. Attento. No, mi sono schiantato. Ok, ecco a cos'è che mi serviva diventare una palla. Mi raccomando, lascia un like se vuoi che io faccia altre parti poi di questo gioco. Ok, nel chilling ci prendiamo questo bel checkpoint, là dove fosse possibile. Perfetto. Ti devo dire, però la sta procedendo molto molto bene. Qua non c'è l'acqua, ma io posso rotolare. Oh, ma mamma mia, come si vede che c'è sintonia tra me e il pesce palla, eh. Sto andando proprio benissimo. È quello lì che sto procedendo proprio meglio, sono fortissimo. Ok, anche qui si rotola nel chilling. Che schifo, le lily pad di Minecraft nella vita vera fanno proprio cacà. Ok, qua rotoliamo ancora, facciamo attenzione. Dobbiamo fare attenzione però, perché quando rotoliamo fuori dall'acqua e noi non abbiamo di fatto l'ossigeno. Oh mamma mia, sono imbalzato. Oh mamma mia, mi sono incastrato. Ok, dicevo che appunto non abbiamo ossigeno, quindi posso stare poco tempo fuori a rotolare, perché se no appunto muoio malissimo. Però sta procedendo veramente bene. Ma sembra un pallone. Ma guarda, rimbalzo pure. Ma che sono, una palla Messi, mo mi chiama. Mi chiede di giocare insieme a calcio. Ok, anche qui me la rotolo nel chilling. Perfetto, vabbè, no, sono fortissimo. Sono un mostro. Sto speedrunnando sto livello, altro che tutti quanti gli altri. Ok, qua ce la rotoliamo e siamo di nuovo a mare. Ok, oh, oh, ho preso velocità, va bene. Sto rimbalzando, ora sembro pinball più che altro. No, 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 no. No, mi sto spegnendo. Raggiungi l'acqua. Era diventato tutto nero. Era diventato tutto nero. Bro, ce l'hai fatta però, tranquillo. Questo è quello che intendevo quando parlavo del fatto che... No, 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 aspetta. Aspetta, no, 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 no. Qua devo fare praticamente una distesa su chilometri. Devo fare... Oh, tira, gira. Corri, rotola. Ma è troppo lento a rotolare però. Oh, piglia velocità. Dai, rotola di più. Spingi, sta diventando tutto nero. Ok. Ok, ho tiro a giro, ha funzionato. Perfetto, ok, qua dove devo andare? Sinistra o destra? Non lo so. Boh, io andrei di qua a destra, che è il lato giusto da dove andare. Di là, se io tecnicamente dovrei puntare sempre a scendere, perché siamo su in alto in una montagna. E io devo raggiungere l'oceano per arrivare tra gli altri miei bro. I pesci bro devo raggiungere. Quindi tecnicamente devo puntare sempre a scendere verso il basso. Quindi qui vedo che c'è, non vedo una fine. Cioè sembra che piove a strapiombo giù. Cioè, attenzione. Vabbè, ma non esistono queste, non esiste questa roba nella natura. Ma non è vero, ma non è vero, ma chi l'ha inventato? Ok, qui abbiamo una sorta di piccolo mini checkpoint con l'acqua. Ma io per dove sto scendendo? Non c'ha senso. Qua potrei girare a destra e fare un altro mini checkpoint. Se il pesce rallenta, no, no, l'ho mancato il checkpoint. Niente, la mega fin. Posso di nuovo fare la scelta. A questo punto, dai, proviamo a sinistra, vediamo cosa c'è di qua. C'è un altro checkpoint. Secondo me di qua è lungo la strada di un
casino. Mi ha dato un checkpoint. Va bene, non mi faccio domande. Ok, scendiamo qui. Abbiamo subito un mini checkpoint. E infatti siamo tutte in un'altra zona. Questa tra l'altro mi sembra molto più semplice. C'è qualcosa di sus, c'è qualcosa che non mi torna. Però sto posto è oggettivamente immenso, quindi chissà quante strade diverse ci sono. Sta diventando tutto scuro, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto quest'altro posto. Che schifo, guarda quante mosche ci stanno. Mamma mia, che schifo. Chissà che acqua che stiamo nuotando. Eccolo qui, l'abbiamo raggiunto. Ora quel posto, ma di qua siamo velocissimi. Oh, no, è troppo veloci. Troppo difficile da controllare. Raggiungi l'acqua, ti prego. Vabbè, sto giro era diventato talmente tanto tutto nero che, boh, era cambiato gioco. Ero ritornato alla schermata di caricamento un altro po'. Però va bene, di qua andiamo velocissimi. Oh, una rampa di lancio. Ok, qua ce la dovrei arrivare nel chill. Che poi, per favore, regia, fai uno zoom, piccolo flashback, sulla faccia del pesce quando rotola. Mai visto come fa la faccia tutta quanta storta? Cioè, proprio anche il cervello gli rotola sto pesce. Ok, e quella fase l'abbiamo superata. Il problema è che il gioco... Bomba, tuffo bomba, easy livello 1. Stava dicendo che non ancora mi aveva dato un checkpoint. Però va bene così. Ma sto posto sembra la palude di Shrek comunque, per come è stato un attimo progettato. Livello 2. Andiamo nel chill. Questo qui è proprio il livello e l'episodio tra tutti quanti i video di questo gioco che proprio sto procedendo meglio. E voglio appunto vedere cos'è che succede alla fine, con l'animazione dei pesci che si riuniscono, di tutti quanti bro. Che poi, piccolo easter egg, non so se lo sapevate, questo gioco dei pesci è il continuo di I Am Bread, cioè un gioco vecchissimo dove eravamo un pane magico che era in grado di camminare. Qui praticamente sti pesci si sono... Oh mamma mia, ma ci sono delle spine qua. Comunque questi pesci si sono mangiati quel pane magico e quindi sono diventati dei pesci pazzi nel cervello. Ora qui io però... Ma le posso sfondare le spine? Pesce palla, come facciamo? Aspetta, non so cosa fare. Non è che devo provare a sfondare le spine? Io con le mie spine del pesce palla... vai, ce la fai. Ok, più o meno circa. Ah, mamma mia, ci sono pure gli ostacoli. Ok, qui c'è un piccolo spazietto dove che posso passare. Facciamo attenzione. Mamma mia, ci mancavano solo le spine. Sti pesci veramente hanno vissuto più vite di me. Hanno fatto più cose di me sti pesci. Però il pesce palla è quello che più... È un fratello, è una palla. E qua devo fare il percorso ad ostacoli. Vabbè, però lo guidiamo molto nel chilling. Ok, allora qua passiamo di qua. Sì, vabbè, ma è diventata una macchina sto pesce che lo devo guidare. Guarda qua, devo fare il percorso ad ostacoli, con tanto di pure le mini salite e le mini discese. Ok, qua scendiamo e lì devo saltare. Qui mi sa che devo saltare per forza. Forse posso passare per di qua. Vai piccolo pesce, vai piccolo pesce. Ok, perfetto. No vabbè, ma sono un mostro. Mi sembra di star giocando a uno di quei giochi dove devi parcheggiare la macchina bene. Tra l'altro chissà se ci starebbe portarlo sul canale, un video dove devo parcheggiare le macchine in maniera pazza. Ho preso velocità, ho preso velocità. Mamma mia, ma ti immagini, c'è una parte del livello dove, boh, finisco in un campo da calcio e la gente incomincia a giocare a calcio con me. Sarebbe bellissimo. Ok, qua pure facciamo attenzione. Anche se sarebbe bellissimo anche una sorta di collaborazione tra il pesce palla e all'improvviso spunta fuori Shrek da sta palude. Ok, vai. Perfetto. Sì, vabbè, ma sto posto sembra tantissimo casa di Shrek. Ma tantissimo. Ma sono arrivato, ma spunta lui. Parte abbastanza nel chill. Perché è così tanto chill questa parte? Perché sembra che può accadere... ecco, eccolo lì. No, 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 c'è la corrente che mi tira. Qua, niente, mi ha tirato qua sotto qualcosa. Diventa una palla. Resisti. Oddio, guarda quanto è bello. Guarda quanto è bello. Ma è bellissimo. Ma è bellissimo. Vedi, dove siamo finiti? Non lo so. Era tutto troppo nel chill. Lo sapevo io. Sì, vabbè, perché c'è un checkpoint là sopra? Non è che io palla... Devo cosa devo fare? Non lo so. Ma di sicuro non posso spostare un tronco. No, non gli ho fatto minimamente niente. Non ho parole. No, vabbè. No, vabbè. Io non ho parole. Questo pesce ogni secondo che passa mi sorprende di più. Cioè posso fare il mega tuffo kawabunga perché posso diventare un pesce palla sott'acqua. Quindi io faccio qua così. No vabbè, no vabbè. Valle a dire in giro, valle a dire in giro. Sto pesce è in grado di fare più cose. Il 90% delle persone che conosco arriva a mare. No, non ci arriva. Devo fare attenzione qua a non cadere. Però ti posso dire, questo livello che bello. Non ho il vetro intorno. Mi sento molto più libero. Mi piace molto di più. Mamma mia, se stavo morendo. È odioso ed è difficilissimo stare sempre a che fare con quella palla di vetro che ti si rompe. Qui sono io e il mare. Vai.
rotola. E infatti sto andando fortissimo. Sono una bestia. Cioè, non ho bisogno della palla di vetro, sono io la palla. E quindi sto continuando a passare per questa palude. E ci sto riuscendo anche molto, 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 molto bene. Ok, rotola di qua e andiamo direttamente. Cioè, tu immagina che viaggio che stiamo facendo. No, 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 no. Scendi! No, ho raggiunto il mare ma era troppo tardi. Mi raccomando, lascia un like se vuoi che io faccia altre parti poi di questo gioco. Cioè non era roba proprio che ti fa la schermata nera. Qua a sto giro il gioco si era proprio chiuso, si era aperto un altro. Però ora che... No, 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 no. Vabbè, sono scivolato. Ok, ha preso velocità, non dovrei scivolare, non dovrei cadere da nessuna parte. Ho preso velocità, ho preso velocità. Dai, muoviti. Ok. Mamma mia, che però ti deve sempre far preoccupare. Ok, ce la fai a risalire sopra? Ma quanto siamo scesi in basso? Oh, e sali sopra un po'. Ok, abbiamo preso il checkpoint e continuiamo a procedere. Perché c'è un checkpoint lì sopra quel ponte? No, vuole che salgo lì sopra. Vuole che finisco in quel retino? Lì c'è un retino. Oh, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa riesco a combinare. Ah, ok. Vabbè, c'era un barattolo apposta che ci stava aspettando qua. Ok, va bene. E quindi procediamo il nostro viaggio di nuovo in un barattolo. No, ci sono di nuovo i gabbiani. No, ci sono di nuovo i gabbiani che mi vogliono mangiare. No, devo passare per sotto le panchine qua. Che se no i gabbiani... no, si sta insospettendo. Si sta insospettendo. Dai, passa, stai qua sotto che non ti vede. Sì, vabbè, però ci mancavano solo i gabbiani, che davano fastidio. Dai, corri. Devo raggiungere quell'altra panchina. Dai, 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 vai veloce. Vai veloce. Ok. Sto facendo 3000 manovre qua. Sto di nuovo guidando una Lamborghini. Ok. Dovrei ora procedere dritto di qua. Mi devo sbrigare. Devo... È lì in fondo il checkpoint. Ci passo qua sotto? Ci passo qua sotto? Gira, gira. No. Niente. Niente. Dio, mi rendere. Per dove devo passare? No, non ci passo qua. Mi ha mancato. Raggiungi quella panchina. Mamma mia, per quando non mi ha preso. No, mi sono incastrato. Fatti. No, no, non ci passa. Oh. Ehi, ci ha tirato una botta. No, 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 no. A tu sono finito. No, no, sto rompendo il gioco. No, fatti, fatti tuoi, tu uccello. Ehi, piano. Io mi sa che ho saltato un checkpoint. Io mi sa che ho saltato un checkpoint. Piano. Ehi. Mamma mia. No. Rotola. Raggiungi il mare. Non c'è mare. Dove sono finito? Cos'è sto posto? Ma sono uscito fuori dalla mappa, mi sa. Ma mi sa che io non devo stare qui. Ok, mappa rotta a parte. Facciamo molta attenzione. Passiamo di nuovo qua con calma. Abbiamo un problema però. Io sto tornando di nuovo nel punto di prima. Io che cosa devo fare? No, 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 no. Gira, nasconditi, nasconditi. Non sono nascosto? No, sono nascosto. Mamma mia. Dai, pesce, copriti. Corri. Corri più veloce. No, sto facendo di nuovo la stessa fine di prima. Ok, l'ho schivato. L'ho schivato di nuovo. No, troppo alto. Vabbè, però di nuovo così. È sempre la stessa storia. No, ma qua non c'è proprio acqua. Non c'è proprio niente. One eternity later. Sì, il cancelletto. Dai, 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 il checkpoint. Corri. No. L'ho mancato. Cioè mi ha mancato. Non ho mancato io a lui. Che poi non ho neanche il barattolo. No, quello lì sferico. Proprio quello là della marmellata mi doveva dare il gioco, no? Quello lì che è ancora più difficile da guidare. Però ce l'ho fatta. Ho preso il checkpoint. Va benissimo così. Rotola. Rotola. Che schifo. Madonna, sta qua è marrone. Sto avvicinando sto coso della monnezza a quest'altro coso della monnezza. Boom, così. Ok, facciamo che scendiamo qua in fondo a tutto. Tuffo bomba di qua e continuiamo da una monnezza all'altra. Vai, va bene così. Ok, raddrizziamo sto coso. Piano. No, 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 no. Che casino. Che casino. Ok, io non intravedo acqua di qua, quindi forse devo andare da quest'altra parte. Sì, lì intravedo una piccola pozzangherina, ma non è che ci faccio assai. Potrei provare a mettermi qui al bordo e lanciarmi con tutto me stesso. No, no, ho sbagliato. Facciamo piano che se non rischio di cadere. Mamma mia. Ok, ok, però io devo andare lì. Piano, 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 non rischio di andare. Ok, mamma mia, quanto pesa sto coso. Ok, qua mi posso raddrizzare e posso far passare questo qua dentro. Se riesco. Piano, 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 piano. Andiamo di qua, perfetto. Lì potrei andare dritto, ma non ci passa mai. E poi mai sto carretto, eh. E qui invece c'è un checkpoint. Andiamo al checkpoint. No, piano, scendiamo sotto che se no mi accappotto. Mi sono accappottato comunque.
Ok, ho preso il checkpoint. Ok, ho oggettivamente rotto il gioco, perché il gioco non voleva che io prendessi il checkpoint così. Ma a me non me ne frega proprio. Io questo come lo faccio a far cadere dritto? Oh, mamma mia! Non cade dritto. Oh, oddio, abbiamo flippato. No, non dovevo andare così però. Ti prego, dimmi che c'è dell'acqua qua sotto. No, non è acqua. E io dovevo andare? Cosa devo fare? Forse devo scavalcare qui. No, non ci passo. Ok. Oissa, andiamo qua al checkpoint. Oh, c'è una palla sferica. No, pure qua i gabbiani. No, pure qua i gabbiani. No, no, basta gabbiani, basta. Ma dove sono? Ma cos'è sto posto? Corri, corri al checkpoint. No, 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 gabbiano, fatti, fatti tuoi. No, 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 che mi ha cappotto. Perché questo posto è così tanto creepy però? Perché mi fa così tanto paura? Dai, tanto mi devo rassegnare che i gabbiani mi colpiranno di sicuro. Oh, mi ha mancato, ok. Quasi raggiunto il checkpoint. Dai, dai, vai. Lasciami stare, l'ho preso. Sono cagato sotto però. Ah, quindi queste tegole un po' più scure di colore in realtà sono tipo che cedono, no? Quindi devo fare attenzione, oh mamma mia, per quanto. Ok, qua così, perfetto. Ok, e qua più o meno siamo un po' al sicuro. Qui c'è una corsia che posso prendere. Se incastro bene la palla, perfetto. Viaggia, bella la lavatrice, mi ricorda molto dove vivo. Ok, perfetto. A posto, un altro checkpoint preso. Ok, piano. Giriamo qui. Qui piano, mamma mia, per quanto non cadevo. Salve signor gabbiano. Ok, piano, andiamo qua. Perfetto, stiamo passando molto molto nel chill. Qui andiamo qua. Con calma, no. Non è vero. Vedi, questo gioco è da pazzi malati. Io devo fare tutto il giro per di qua. Ma tu vedi io che roba devo fare. Qui no, 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 no. Ok, mamma mia. Ok, ce l'ho fatta. Sono passato. Oh, mamma mia, sto gioco. Mamma mia, sto gioco. Qua mi rompo sicuro. Che non lo sapevo io. Ormai ti conosco bene il gioco. Ormai ho visto abbastanza pesci palla su questo gioco da capire quand'è che mi vuoi fare qualcosa del genere. Ti prego, ma quando finisce questo livello io non ce la faccio più. Sto soffrendo. Schiva. Ok. Ok. Comunque era stra creepy quella roba di prima, eh. No, no, no. Sono finito proprio in mezzo alle spine. Però ce la dovrei fare. Ce la dovrei fare comunque. Ok, meno male. Ormai a questo mostro non lo ferma più nessuno. Ecco, questo mi sa che lo ferma. Questo mi sa che lo ferma. Qui devo fare attenzione. Devo girare. No, come faccio? Devo passare per quella pietra, mi sa. Allora, qua, al centro. Perfetto. Ci siamo? Un altro tubo? No, mi fanno abbastanza paura. Perché di solito... Ah no, non ha acqua questo tubo. Oh, oh. Ok, libertà. Intravedo libertà, sento anche delle rane. Ma intravedo libertà. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Una bella cascata, vabbè. Vedo un'auto lì in fondo. No, perché conoscendo questo gioco ma succede qualcosa con quella macchina? No, 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 lo so, no. No, me lo sento. Beh, intanto quel checkpoint io non gli dico assolutamente di no. Sto livello è infinito, non finisce più. No, c'è pure un pescatore. No, e quanto ti scommetti che quello mo mi prenda? Dai, gioco, ormai ti conosco bene, sai che faccio? Me ne vado a destra. Però scommetto che di qua non ci sarà nulla e che dovrò sicuramente andare di là. Oh, un bro, ciao bro. Come stai bro, tutto bene? No, il bro non mi caga. Dai, lo so. Lo so che è quello che devo fare. Me lo sento. Bro, attento, non finire nel suo amo. Ci andrò io. We got a live one. Resisti, resisti, diventa pesce palla. Bro, e con chi ti pensi di star parlando? Lascia stare i miei bro, hai capito? Dai, vediamo che succede se mi... Bro, sono sotto di te. Bro, sono sotto di te. Bro, sono sotto di te. Bro, ma sono sotto di te. Bro, ma che fai? Non lo sto capendo. Dai, prendi. Ok, mi hai preso. Oh, giro, giro. Ok, era quello che volevamo a quanto pare. Oddio, guarda il tempo qua sotto. Per favore, lascia un like al video. Mi raccomando, lascia un like se vuoi che io faccia altre parti poi di questo gioco.